Buon inizio settimana, amici di Teleprime, e soprattutto buon pomeriggio. Eccoci qui ritornate con il nostro consueto appuntamento Gossip Mania, puntuale alle ore 18:30. In mia compagnia, come sempre, immancabile Elvira Vigliano. Ciao. Ciao Alessia, ben ritrovata. Come è andato il weekend? È andato bene, devo dire la verità, già c'è stato il sole, quindi sì, è stata una cosa molto positiva, almeno per l'umore è una cosa bella. Sì, almeno iniziamo questa settimana di giallo in Campania con uno spirito diverso. Eh sì, si inizia un po' a ritornare leggermente alla normalità, anche se sinceramente andando un po' in giro per fare una passeggiata ieri sembrava già di essere in zona non gialla ma bianca, sì. Quindi solite problematiche ovviamente, ma in tutta Italia, non solo nella nostra città e nella nostra regione. Cara Elvira, anche in questo weekend è successo un po' di tutto. Ovviamente. Diciamo così, anche perché ovviamente la situazione Covid un po' si allenta, i primi nodi iniziano a venire al pettine, quindi un po' di situazioni iniziano a rendersi più chiare. Iniziamo però da un argomento che mi hai indicato proprio tu e che secondo me, appena hai visto la foto incriminata, hai riso tantissimo, perché anch'io stessa identica cosa, e parliamo di Zac Efron. Sì, si è distrutto un mito, devo dire la verità. Non ci dormo la notte ormai, perché questa immagine che insomma è risultata fuori ha fatto capire un po' come sta andando il mondo, un po' al contrario, ecco. Ma sì, ma il mio appello è: Zac, perché l'hai fatto? Cioè, io proprio non riesco a darmi una spiegazione, anche perché proprio durante il lockdown avevo seguito con tanto interesse un documentario che ha prodotto in streaming su tutti gli elementi biologici, sì, la bellezza della terra, dell'essere naturale, ha parlato anche dell'essere contro la chirurgia, e poi lo ritroviamo così, come hanno detto i fan, sembra tanto un Ken umano. Sì, si è modificato dalla testa, cioè la testa non è più la sua. E devo dire che questo è un trend che ultimamente vediamo molto spesso, soprattutto per quanto riguarda anche gli attori maschi italiani. Perché è insomma verissimo. Ci si vuole mostrare in un modo che non si è, e soprattutto non si accetta il passare del tempo. Eh sì, lui è comunque molto giovane, poco più di 30 anni, però effettivamente subito i fan l'hanno beccato in occasione poi dell'Earth Day The Musical, insieme a tantissimi altri artisti internazionali, leggermente modificato, evidentemente qualche punturina di lì, qualche punturina di là, perché è apparso non solo gonfio, ma proprio modificato nei lineamenti, con questi zigomi molto pronunciati, la mascella pronunciata, questi labbroni, quindi effettivamente questo è stato punto da qualche animale, evidentemente qualche specie rara, non si sa, e si è gonfiato, ma eliminiamo questa ipotesi, o effettivamente ha fatto ricorso in maniera poi anche evidentemente sbagliata alla chirurgia. Sì, anche perché l'ipotesi delle allergie in questo periodo ci sta tutta, però nel suo caso insomma è un po' strano che una persona si faccia vedere in questo stato se non è consapevole insomma di quello che ha fatto, perché tendiamo un po' tutti a nasconderci quando abbiamo qualche problemino, insomma è naturale, perché pensiamo alla reputazione, pensiamo a come gli altri ci conoscono. Invece nel suo caso insomma sono uscite queste foto e i fan non è che siano rimasti molto contenti, quindi non sono l'unica e non sei l'unica a rimanere scioccata da queste immagini. Ma non potrebbe essere altrimenti, perché è veramente stato protagonista di un cambiamento radicale e poi ripeto immotivato. C'è stato anche un cambiamento fisico, lo vediamo più muscoloso anche dalle nostre grafiche, sicuramente si sarà tenuto allenato, però questo cambiamento al viso è stato veramente esagerato. Ricordo al contempo che quando appunto ha girato questo documentario che parlava del biologico, dell'essenza vera della terra e del mondo, anche a favore ovviamente degli animali, tutta una serie di cose, lui ha parlato anche di aver vissuto un periodo in un passato abbastanza recente dove si era un po' perso, aveva anche fatto abuso di cibi spazzatura, piuttosto che era particolarmente ingrassato, fino poi a ritrovare un regime alimentare sano.
e da anche molto spesso eccedendo nell'opposto, ossia questa cura troppo spasmodica del corpo, cibi poi troppo alti, non mangiare per settimane, soprattutto quando era sotto i riflettori per girare film. Quindi evidentemente lui ha un rapporto con il proprio corpo molto molto particolare. Sì, diciamo che già quando uscì il film Nonno Scatenato abbiamo visto un Zac Efron completamente diverso da High School Musical, perché lì era un ragazzino e Nonno Scatenato invece era un uomo ben piazzato dal punto di vista fisico. Però ecco, forse queste dinamiche anche del palcoscenico lo hanno indotto un pochino anche a prendere troppo sul serio il problema della forma fisica. E questa cosa fa pensare, perché insomma l'abbiamo visto anche con Andrea Cerioli, modificare le immagini può andar bene, ma modificarsi addirittura facendosi delle punturine e poi cambiarsi i connotati è tutt'altra storia. Fatto sta che insomma il problema con il peso, il problema con il cibo è un problema comune. Il problema che sorge da questo è che si arriva poi ad un punto in cui è difficile tornare indietro, quindi riabituarsi ad avere poi un'alimentazione sana, fare i famosi 5 pasti al giorno e cercare anche di evitare quelle che vengono definite come cibi spazzatura. Nel suo caso questo dovrebbe essere anche più semplice, perché essendo persone dello spettacolo hanno a disposizione personal trainer, palestre, certo. Quindi insomma è anche più semplice farsi una corsetta rispetto a magari una persona normale che deve anche trovare il tempo in relazione alle zone di rischio, gialla, arancione, verde, blu, quindi insomma sono sempre gli stessi problemi che si palesano. Ognuno di questi attori prende un po' troppo sul serio a volte il proprio aspetto e tenta di mantenerlo immacolato, deludendo anche un pochino tutti. Poi la domanda da un milione di dollari è: se fanno questo a 30 anni, a 70 anni, cosa mai si combineranno? E questo è il problema, anche perché è iniziato molto presto, insomma nei 30 anni quella rughetta in più fa anche esperienza. Sì, che poi neanche a farla apposta, scusami se ti interrompo, tutti coloro che vengono da quel panorama musicale del mondo dello spettacolo, che hanno fatto quindi successo tra High School Musical, la Disney e così via, molto molto giovani, anche minorenni, parliamo di 14-15 anni, hanno avuto tutti poi un periodo di grande grande depressione, piuttosto che veramente scoramento, hanno avuto tutti dei problemi. Forse è proprio il successo troppo da giovani. Sì, l'abbiamo anche detto nelle passate puntate, insomma, quando non si è in grado di gestire tante cose non si resta con i piedi per terra e quindi si viaggia con la testa, e poi quando ci si rende conto che insomma il proprio personaggio è legato solo a quell'immagine. E quindi immaginiamo un ragazzino che canta, balla, vuole mantenere quell'immagine per essere ricordato, ha paura forse di essere dimenticato, quindi anche l'aspetto psicologico credo che incida molto. È verissimo. Noi cambiamo argomento, voltiamo pagina e parliamo di un altro personaggio che sì, è diventata celebre veramente giovanissima, ma continua con una carriera importante, seppure in una veste diversa, ora quella di professoressa nella scuderia di Queen Mary immancabile. Parliamo di Lorella Cuccarini, 55 anni, sempre bellissima ma soprattutto solare, sempre sorridente, portatrice davvero di ottimismo, di positività, spende sempre una parola positiva per i suoi alunni, è veramente una bella persona, possiamo dire, ci sembra ormai di conoscerla dopo tutti questi anni in televisione, dove è stata ballerina, cantante, showgirl, presentatrice, quindi veramente una personalità poliedrica. Sì, e devo dire che poi anche l'entusiasmo che ci mette in qualsiasi progetto prenda parte è coinvolgente, perché insomma siamo abituati a vedere gli insegnanti e gli allievi su due piani diversi. Vero. Invece è come se lei avesse capovolto un pochino questo trend contro la Celentano anche. Rigorosamente tutti contro la Celentano. Però insomma a volte si offusca anche un pochino il giudizio, perché insomma si tende a
ad esaltare le qualità di una ballerina o di un ballerino, quando magari invece in maniera oggettiva ci sono dei limiti. Ragiona più col cuore, diciamo, sì. È più sentimentale rispetto che tecnica, nonostante si sia resa protagonista comunque di uno show molto bello insieme ai suoi alunni. Lei è stata protagonista di una lunga intervista, anche di alcune sorprese che ha ricevuto in questi giorni, ed è tornata su un episodio accaduto nel 2002, dove ha avuto un brutto problema, un brutto male alla tiroide, l'ha dovuta asportare ma ha rischiato la vita. Ha raccontato proprio quei momenti, anche la forza che ci ha messo per superare sia la notizia che ovviamente tutto poi il decorso dell'operazione. Ora per fortuna, a distanza di tanti anni, sta bene e conduce comunque una vita serena. Sì, anche perché in relazione a questo tipo di tumore c'è poca informazione, quindi sì. È stato positivo che lei l'abbia condivisa con tutti, per dare anche un'immagine, un po' di incoraggiamento a chi magari sta vivendo la stessa esperienza. Fatto sta che, insomma, ritorniamo sempre sullo stesso punto, cioè ci immaginiamo questi personaggi dello spettacolo immortali, quando in realtà sono molto più umani di noi e riescono anche a mascherare molto bene magari un lutto o un dolore o un problema fisico. Quindi è sempre di insegnamento avere queste immagini positive in televisione. Fatto sta che, insomma, avere questo tipo di tumore comporta poi anche dei problemi, anche a livello fisico. Come no? Lei invece è riuscita a mantenersi in forma senza problemi, quindi anche questo è invidiabile. È verissimo, è stata veramente molto molto brava. Ha parlato poi anche del suo rapporto che dura da decenni con Pippo Baudo, che l'ha lanciata proprio nel mondo della televisione. Infatti durante questa intervista ha visto anche un videomessaggio proprio di Pippo Baudo e lì si è commossa, poiché ha detto che è stato il primo uomo dello spettacolo che gli ha dato fiducia incondizionata, cosa molto importante, e stesso nell'arco degli anni poi è rimasto un bellissimo rapporto, senza litigi, senza polemiche, e poi l'ha lasciata andare e l'ha lasciata spiccare il volo verso le sue mansioni, ovviamente verso una carriera sempre più positiva e bella. Sì, devo dire che ormai forse oggi non ce ne sono più di artisti così completi, perché insomma molti decidono di intraprendere un determinato percorso e restano ancorati a quelli, quindi non sperimentano poi anche altri settori. E forse con Lorella Cuccarini, insomma, abbiamo visto come magari provare ad essere una showgirl in toto possa anche essere utile per poi essere inserita in diversi format. La completezza credo che sia quello che viene richiesto poi dalla maggior parte dei produttori, perché insomma permette anche di risparmiare a livello economico su più persone da inserire nello show. Assolutamente sì, invece continuano le polemiche, facciamo giusto un flash, poi ne parleremo nei prossimi giorni, per quanto riguarda i giudizi dei giudici del talent di Queen Mary, di Amici, con queste eliminazioni, anche se un po' ovviamente ce le si aspettava, però in realtà c'è un reality nel talent, sì. Poiché non si fa altro che parlare delle storie d'amore, sì. Dei protagonisti, soprattutto quelle distrutte, possiamo dire. Sì, e poi è uscito proprio nella puntata di sabato Raffaele, che è stato insomma la pietra dello scandalo, perché è stato anche colpevolizzato da molti di essere il motivo per il quale tra Martina e H7 sia finita, quindi è stato tutto un po' particolare, e devo dire che se non si guarda il daytime tante cose non sono note, perché poi, vero, effettivamente nella puntata del sabato si dà solo spazio al talento, quindi da una parte meno male. Noi vogliamo l'inciucio, però. Noi vogliamo l'inciucio, perché poi ce lo dobbiamo andare a cercare, dobbiamo capire, dobbiamo unire i diversi pezzi del puzzle, e quindi doppio lavoro per noi. Doppio lavoro, e ve ne parleremo anche nelle prossime puntate. Intanto ci fermiamo per un po' di pubblicità, perché vi dico solo che dopo il break riprenderemo con un video shock. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social, con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Beh,
Ben ritrovati amici di Gossip Mania, vi abbiamo lasciato con una promessa, la promessa di un video. Ebbene sì, perché nei giorni scorsi abbiamo parlato di una rottura che non è quella tra Gianna e Diletta, che sembra già che si sia risolta, quindi la lasciamo un attimo da parte per non incrementare questa ennesima farsa, per così dire. Sì. E parliamo di un'altra rottura che effettivamente c'è stata, quella tra Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo. Questa volta a parlare è stata proprio Chiara Nasti, che si è resa protagonista di una serie infinita di video su Instagram, dove ha chiarito un po' di situazioni, quindi andiamoci a guardare proprio i video. Allora faccio queste storie parlate per farvi capire meglio il concetto di come sono in questo momento. Diciamo che non sto passando un bellissimo periodo, infatti non so se vi siete accorti, sto veramente pubblicando molto poco e in base a tutte quelle notizie che sono uscite nell'ultimo periodo, perché io e il mio ragazzo abbiamo lasciato dichiarazioni dicendo che non stavamo più insieme, io non chiedo di non commentare, ma andarci magari un po' più cauti con le parole. Sia io che lui penso siamo arrivati ad un punto dove certe cose dopo un po' iniziano veramente a pesare. Io non so ora, perché in questo periodo sto un po' crescendo, e tutto però più lo inizio a risentire. Forse ero un po' più bambina, quindi le prendevo con più leggerezza. Appunto, non le prendo più con la stessa leggerezza, proprio perché anche associata alla persona con cui sto, certa gente si va a mischiare in cose in cui, cioè, argomenti troppo delicati e troppo privati. E per questo motivo io ho deciso di concentrarmi su me stessa. La nostra relazione naturalmente c'è ancora, ma di non rendere pubblico più tutto questo, almeno per il momento. Si sta concentrando solo sul calcio, e perché è quello che ama di più, e quindi io l'appoggio in tutte le sue scelte. E quello che voglio chiedervi è non di giudicare, ma farlo in modi più cauti, che non vadano comunque a prendere psicologicamente la testa di una persona, perché quello che dite è veramente tanto forte. Vi prego di capire il momento. E E per fortuna da ambedue le parti abbiamo delle persone che ci vogliono bene, che ci stanno accanto e che non ci hanno mai fatto abbattere. E quindi vi chiedo veramente di capire e di comprendere, perché altrimenti sapete io quanto sono forte, queste storie non sono mai arrivata a farle. E grazie. Elvira, abbiamo visto ben 2 minuti e poco più di spiegazioni di Chiara Nasti, che in realtà ha detto tutto e ha detto niente, poiché ha chiarito la situazione con Zaniolo, ha lasciato intendere che comunque questo rapporto, questo sentimento va avanti seppur in una maniera diversa, perché rispetta le sue scelte, e anche in una maniera un po' piccata ha detto lui ama il calcio, quindi al suo primo posto nella vita c'è il calcio, al momento è concentrato soltanto sul percorso con la sua squadra, il percorso di recupero, quindi io lo appoggio in tutto ciò che decide di fare. Per fortuna abbiamo delle famiglie, degli amici che ci vogliono bene, quindi ha lasciato intendere comunque che qualcosa proprio bene non stia andando, e però non vuole intromissioni da parte dei media, da parte dei paparazzi, vuole la comprensione dei fan, e però sono stati loro a pubblicare ogni cosa sui social. Sì, questa è la solita maschera che poi indossano tutti quanti quando hanno lanciato la pietra e poi nascondono la mano. È difficile poi giustificare anche queste azioni, perché fare una diretta per parlare poi del nulla, perché effettivamente non è che ha dato dettagli poi su questa storia, quando in realtà, proprio come hai detto tu, una storia che è nata tramite i social, perché il tatuaggio e i fiori e il numero 22, insomma è anche normale che un ragazzo come Zaniolo tenti in qualche modo anche di sviluppare la propria carriera, di portare avanti questo percorso, quindi non c'è nulla da recriminare, ed era un qualcosa che noi avevamo già detto. Quindi. Esatto, esattamente, proprio su questo ti volevo chiedere, noi da sempre siamo state un po' scettiche su questa storia d'amore, perché era iniziata troppo presto, piuttosto che veramente avevano corso tanto, il tatuaggio, le sorprese, la famiglia, subito fidanzati in casa, avevamo anche previsto poi il suo allontanamento una volta che ovviamente il periodo si sarebbe fatto più caldo, il periodo sportivo, perché ovviamente lui sta recuperando da questo infortunio, ma sta lavorando tanto
tanto anche in palestra, si vede dai social, per recuperare la migliore forma fisica e sperare in una convocazione in extremis proprio per gli europei. Ed è, diciamo che non c'è nulla da recriminare a questo ragazzo. Assolutamente. Anche perché insomma ci troviamo di fronte ad una serie di riaperture, tutti quanti vogliono ripartire ed è anche normale che il calcio, che è stato forse il settore, uno dei settori più colpiti, ecco, in questa pandemia, è normale che insomma adesso ogni sportivo tenta di ritornare in campo e anche di fare quello che ama. Fondamentalmente, insomma, accusare un ragazzo di voler fare carriera al giorno d'oggi non credo sia un qualcosa di strano. E penso che lo stesso discorso si potrebbe fare su Chiara Nasti, insomma. Certo. Stesso lei ha lanciato questa nuova linea, quindi insomma sono persone impegnate, diciamo così, sono imprenditori di se stessi e quindi insomma è anche normale, se è una storia che non si basa su fondamenta solide, insomma, che ognuno di loro poi prosegua per la propria strada. Ma infatti io in questo discorso ci ho visto tanto, lui ama il calcio, sta pensando al calcio, quindi non mi dà le attenzioni che io vorrei, perché è proiettato ovviamente verso i suoi impegni, quindi ho visto un po' questa critica da parte sua, anche se non detta in maniera palese. Sì, non poteva dirla perché altrimenti sarebbe stata poi, penso, accusata, sì, da tutti coloro che erano in diretta, perché insomma non c'è nulla da dire al riguardo. Soprattutto perché poi, essendo una storia nata sui social, noi non sappiamo effettivamente la loro intimità come si svolge, quindi possiamo immaginarlo, ma effettivamente stanno insieme da così poco tempo, hanno bruciato le tappe, che è anche normale che adesso si ritrovino anche in difficoltà nel gestire questo rapporto con gli impegni che hanno, perché insomma Zaniolo non è che è impegnato una volta a settimana, ci sono degli allenamenti da portare avanti, ci sono le trasferte, quindi insomma la mancanza c'è. E non può essere ovunque, quindi è questo il problema di una storia che nasce senza, sai, quelle solite fasi di corteggiamento, di conoscenza. Sono semplicemente ragazzi che si piacciono e che provano a stare insieme, ma di base fondamentalmente c'è non poco. C'è granché. Sì, anche perché, come avevamo già analizzato nelle scorse puntate, sono stati anche fortunati perché si sono conosciuti in un momento in cui Zaniolo era infortunato, quindi ovviamente girava di meno. Tutte le attività anche della Nasti erano ferme causa Covid, quindi hanno avuto tanto tempo per stare insieme, tanto tempo da condividere. Poi avevamo detto, infatti, una volta che la situazione torna un attimo verso la normalità, sarà comunque complicato, anche perché sono due personalità che vogliono stare molto al centro dell'attenzione entrambe, quindi su questo punto di vista comunque possono collimare, però poi c'è poco tempo e poco spazio da dedicare all'altro. Diciamo che volere e potere. Sempre, sempre. Quindi insomma, se si vuole si trova il tempo, anche perché l'abbiamo visto ad esempio con Totti e Ilary Blasi o ancora con Alena Seredova e Buffon. Come no, ci sono stati anche in passato ovviamente rapporti che sono durati tantissimo, anche di calciatori appunto molto più noti, quindi basta venirsi incontro. Sì, basta venirsi incontro, anche perché la Nasti, lavorando con i social, ha bisogno semplicemente del suo telefono, quindi non è che debba per forza avere uno studio suo, essere certo onnipresente, quindi è questa la facilità con cui oggi si può gestire questo tipo di lavoro. Differente invece da Zaniolo, che ovviamente adesso deve recuperare il tempo perso e deve anche cercare di bruciare un pochino le tappe per poi partecipare anche a, insomma, a partite, a trasferte, quindi è anche normale. Certo, infatti è normalissimo, vedremo un po' come andrà avanti la situazione, facciamo giusto un piccolo aggiornamento, appunto, visto che li ho nominati poco fa, su Gian e Diletta. Gian è tornato sui social, sì, sta bene, non preoccupatevi, non è stato rapito, tutto sotto controllo, continua a mettere foto che vengono cuoriciate poi da Diletta, Diletta mette le sue foto che vengono cuoriciate da Gian, quindi io credo sia tornato quasi tutto alla normalità, purtroppo. Purtroppo, perché noi speravamo insomma in una fine degna, perché Gian insomma è troppo romanticone. Diletta invece forse si è resa conto, non vivendolo più come prima, che forse quelle attenzioni che Gian le dava sono difficili da trovare. Dove lo trova un altro come Gian? Diletta. Non mi cadere così, dai, per piacere, prendi sto romanticismo, fai passare un altro po' di tempo, sposati e via. Eh sì, almeno ti sistemi, su. Ma sì, ma infatti, per forza.
forza, assolutamente. Cambiamo ancora argomento per il nostro ultimo argomento, praticamente di qualche ora fa, perché parliamo di una notizia di questa notte. Ahimè, Laura Pausini non ha vinto l'Oscar. No, non ce l'ha fatta. E devo dire che tutti ci aspettavamo, insomma, questa ulteriore notizia positiva, visto che, insomma, è stato un anno anche bello per Laura Pausini, ha avuto tante premi, quindi, insomma, speravamo in un lieto fine, invece, insomma, non c'è stato. Anche se forse dopo il Golden Globe hanno preferito ovviamente premiare altre persone, nonostante la sua bellissima colonna sonora del film che ha visto protagonista Sofia Loren, che ha avuto un grandissimo successo veramente ovunque per un'icona assoluta del cinema italiano e non solo. Sì, anche perché tocchiamo un mito, quindi è anche difficile poi sovrastare questo mito e cercare poi di premiare la Pausini, che, come hai detto tu, insomma, già col Golden Globe ha avuto una grande soddisfazione. Fatto sta che, insomma, in queste circostanze è difficile poi anche scindere il lato musicale con quello, insomma, visivo, perché, insomma, sono tutti correlati gli uni agli altri. Però, ecco, parlando di Sofia Loren, è difficile non premiare invece questo tipo di attorato, ecco. Noi lo possiamo dire, visto che non siamo mai politicamente corrette, così come si dice in gergo, il film a me è piaciuto tanto, la canzone un po' meno, ecco. Diciamo così, quindi non siamo particolari fan del brano candidato. No, non lo siamo, anche perché, insomma, già la storia è un po' toccante di molto per sé. Poi le canzoni dovrebbero accompagnare, essere un sottofondo abbastanza, insomma, melodico, armonico, e invece in questo caso nemmeno a me ha colpito anche molto. Perché non era molto radiofonica, ascoltandola poi continuamente in radio possiamo dire che non era assolutamente portata per i passaggi radiofonici. Nonostante ciò ha ricevuto tantissimi complimenti, ovviamente, per la sua carriera, per il suo percorso veramente fantastico, partito dal Festival di Sanremo giovanissima, eppure sono passati tantissimi anni, ha avuto tanti complimenti anche per l'abito che ha scelto, ovviamente, di uno stilista italiano molto molto elegante, che rappresenta poi anche il suo stile, perché lei è sempre sobria, con quest'anima sì romantica ma anche forte al contempo. Sì, è un esempio per molte donne, per molte ragazze anche delle ultime generazioni, perché, insomma, racconta sempre di questi amori tormentati, di questa voglia di... Sì, perché è quello che fa vendere le canzoni, il tormento. Sì, anche perché, vuoi o non vuoi, insomma, c'è sempre un periodo di tristezza nella vita di tutti, quindi ci rivediamo. Rispecchiamo, esatto. Sì, ci rivediamo nelle sue canzoni, quindi ci sta, insomma. E poi Laura Pausini ci ha accompagnato, anche se magari non è la mia preferita, lo dico, però ci ha accompagnato nell'adolescenza, anche nell'età adulta, è comunque un'icona, quindi credo che questo lei lo sappia e che tenti comunque anche di mantenere questo standard musicale, non commercializzandosi. È vero, eppure questa è una cosa molto importante, sono arrivati tanti complimenti, comunque nonostante la non vittoria da parte di tanti colleghi, tra questi anche Tiziano Ferro, che è un suo grandissimo amico, che le ha fatto non solo i complimenti, ma le ha ricordato che comunque già arrivare lì è stata una grande vittoria, non solo per lei ma per tutta l'Italia, perché comunque è stato un passo importante, ovviamente, per tutto il movimento dello spettacolo, soprattutto in questo momento, lo ricordiamo, dove veramente c'è stato un anno e poco più di stop totale a tutti gli spettacoli. Anche ora la situazione, nonostante qualche riapertura, è poco chiara, con la capienza dei teatri piuttosto che dei cinema, quindi ovviamente per tornare a fare spettacoli, per tornare a fare concerti in vecchio stile, ci vorrà ancora tanto tanto tempo. Poi, insomma, lo diciamo chiaramente, sebbene i settori siano diversi, pensate un pochino al povero Leonardo DiCaprio, che per avere un Oscar ha dovuto sudare parecchio. Madonna, infatti. Laura si contenta di queste piccole vittorie, e sicuramente arriverà anche il tuo momento. Ci sarà tempo, assolutamente. Noi siamo in chiusura per questa prima puntata della settimana. Grazie mille, Elvira. Grazie, Alessia. Appuntamento immancabile a domani, anche se vi ricordiamo che ci potete riguardare anche in replica sui nostri social, sul nostro canale YouTube, quindi potete recuperare tutte le puntate che non avete visto di Gossip Mania. Ma appuntamento domani, ore 18:30, su Teleprima. Buon pomeriggio.